Prendiamo atto, Ministro, che ormai la fiducia ha cambiato totalmente significato in quest'Aula. Infatti non c'è più la fiducia quando i parlamentari credono nell'operato del governo, ma la fiducia viene messa quando la fiducia non c'è più fra gli alleati che appoggiano lo stesso governo. Presidente, però penso sia utile per quei cittadini che hanno la pazienza di ascoltarci da casa in questo momento spiegare di cosa si tratta questo decreto legge. Questo decreto legge sono delle piccole, insufficienti e in molti casi inutili correzioni alla riforma del lavoro Fornero, votata dallo stesso Partito Democratico pochi mesi fa e da molti membri di questo Parlamento che oggi fanno parte della maggioranza che prima appartenevano a sigle diverse. Parlo di modifiche inutili perché il Governo non ha voluto affrontare i veri temi che hanno provocato, anche grazie alle scelte politiche portate avanti dal Partito Democratico, portate avanti dai precedenti governi a maggioranza PD in questo Paese. E devo dire che sono inutili i teatrini che vediamo all'interno della maggioranza tra NCD, Scelta Civica e Partito Democratico, perché rappresentano soltanto un triste palcoscenico che non risolve e non affronta il problema vero che è il 42% di disoccupazione giovanile e il 13% di disoccupazione generale. Non si può fare campagna elettorale cercando di prendere qualche titolo di giornale sulla pelle del dramma sociale che stanno vivendo i nostri cittadini. C'erano due cose da fare, Ministro. Le uniche due cose che potrebbero veramente risolvere in tempi brevi il problema della disoccupazione. La prima, che avrebbe effetti immediati per affrontare questo problema, è quella per la quale la Lega Nord sta raccogliendo le firme per un referendum. Avere il coraggio di abrogare la riforma delle pensioni Fornero. È una riforma iniqua che ha utilizzato e sta utilizzando i soldi dei nostri lavoratori e di chi deve andare in pensione per sanare i buchi e gli sprechi del pubblico. È una balla quello che ci è stato raccontato e che continua a raccontare anche il Presidente del Consiglio, che ha sempre appoggiato e continua ad appoggiare la riforma delle pensioni Fornero, che quella riforma serviva per mettere a posto i conti previdenziali. Non è vero. La Commissione europea, non la Lega Nord, nel 2009 certificava che il nostro sistema previdenziale era tra i più virtuosi in tutto il continente. Invece si è voluto utilizzare quei soldi per fare pagare i contributi non versati da parte del pubblico. Ci sono 9 miliardi di buchi dell'INPDAP, l'ex cassa di previdenza del pubblico, che il datore di lavoro, ovvero gli enti pubblici, non versavano per i propri dipendenti. Voi andate a coprire quei 9 miliardi con i soldi dei nostri lavoratori. Non solo la riforma Fornero ha creato il dramma degli esodati e ha spostato il costo della previdenza dal pubblico al privato. Infatti a regime la riforma Fornero può tenere sul posto di lavoro fino a 70 anni un lavoratore. Pensiamo a chi lavora nella manifattura, chi lavora nelle catene di montaggio. A 70 anni produttività bassa, ovviamente la natura è quella, la persona avanti con l'età non è più produttiva, ma quel lavoratore costa 2,5 volte in più all'impresa rispetto al giovane che entra nel mondo del lavoro. Quindi avete reso ancora meno competitive le nostre imprese. E poi, cosa plateale che proprio riguarda il problema dell'occupazione, è che anche un bambino capirebbe che se in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa si congela il ricambio generazionale dei posti di lavoro, il risultato è quel 42% di disoccupazione giovanile che oggi vediamo. Allora invece di fare bagarre sui giornali e sui mass media, andate ad operare su quello, abbiate il coraggio di abrogare la riforma delle pensioni Fornero. In secondo luogo, le nostre imprese pagano il doppio di tassazione complessiva rispetto a paesi che non sono Cina o India, ma paesi che confinano con il nostro. Infatti in Italia abbiamo il 68,3% di total tax rate. In Slovenia, paese che confina con la mia città, il 34%. In Austria, 50%.
vuol dire che le nostre imprese, se più brave, se più virtuose, se più con grandi idee di innovazione, non possono essere competitive a livello internazionale. Come possiamo pensare che da noi, con questa tassazione, le nostre imprese possano vendere i nostri prodotti con questi costi che devono sopportare? E su questo che bisogna intervenire, abbassare il costo del lavoro. Voi per abbassare il costo del lavoro sapete quanti soldi avete messo, ministro, visto che Renzi doveva correre, doveva subito rispondere ai problemi dell'occupazione? Avete messo zero risorse per abbassare il costo del lavoro nel nostro paese. Però nel mentre avete deciso di investire sì delle risorse. Perché la scusa che ci continuate a raccontare, i soldi non ci sono, non è proprio vero. Quest'anno voi spenderete per i costi dell'immigrazione clandestina che state alimentando più di 10 miliardi di euro. Presidente, c'è chi vuole favorire l'immigrazione clandestina eliminando il reato di immigrazione clandestina, come il Movimento 5 Stelle. C'è chi vuole favorire l'immigrazione clandestina andando a prendere con la nostra marina i clandestini sulle coste africane, come Alfano e Renzi. C'è invece chi, come la Lega Nord, vuole bloccare l'immigrazione clandestina e ripristinare un principio di giustizia nel nostro paese, prima la nostra gente. Utilizziamo quei 10 miliardi per offrire possibilità occupazionale ai nostri disoccupati. È un senso di responsabilità, non è demagogia. Noi vogliamo che chi ha contribuito per tanti anni al benessere di questo paese, anche pagando con le proprie tasse degli sprechi che ancora continuano a persistere, perlomeno abbiano la garanzia che in un momento di crisi economica complessiva sono i primi che ricevono un'assistenza, un aiuto e una risposta dalla politica. E per questo noi, e devo dire anche a malincuore, perché vorremmo che tanti appoggiassero le nostre battaglie, siamo rimasti l'unico baluardo alternativo a questa sinistra pseudo-renziana, un po' a teleguidata dalla CGIL, che sta portando semplicemente riforme false, riforme finte al nostro paese e per risolvere i problemi del nostro paese. Presidente, noi più volte abbiamo cercato di portare in modo costruttivo le nostre proposte, anche in questo decreto lavoro. Abbiamo presentato degli emendamenti che andavano proprio in questa direzione: abbattimento del cuneo fiscale, abolizione della riforma Fornero, ma il governo è stato talmente sordo che perfino in un ordine del giorno, nella seduta di ieri, dove chiedevamo appunto l'abbassamento della tassazione sul lavoro, il governo ha dato parere contrario e la maggioranza ha votato contro questo tipo di intervento. Un intervento che Renzi l'ha continuato a promettere ma non l'ha mai attuato. E oltretutto ci troviamo con un Jobs Act, voi l'avete definito così, il disegno di legge delega sul lavoro, che continua a rimandare del tempo. Adesso addirittura si parla che forse entrerà in vigore quando verrà approvato nel 2015. Dov'è la fretta di Renzi? Mi sembra che Renzi abbia dimostrato fretta, concreta e vera, soltanto nell'occupare le posizioni e le poltrone nelle nomine. Invece, per affrontare i problemi veri dei nostri cittadini, è totalmente scomparso. È solo in grado di fare qualche tweet che illude nuovamente i nostri cittadini, ma di risposte concrete non ne vediamo. E per questo noi la battaglia la continueremo contro l'immigrazione clandestina per favorire i nostri disoccupati, la continueremo contro questo modello europeo e questo modello di euro che è fatto ad uso e consumo della Germania, ma contro gli interessi del nostro paese. Se voi continuate a pensare di dover andare in Europa ad essere supini e accettare passivamente qualsiasi tipo di intervento, noi non ci stiamo. Ed esattamente, e mi richiamo all'inizio dell'intervento e concludo, Presidente, come quando l'Europa mandò la lettera, quando eravamo al governo, per andare a toccare le pensioni e la Lega ha detto a Berlusconi: se tu tocchi le pensioni, noi il governo lo facciamo cadere,
Dopo invece è arrivato Monti che ha voluto, per ingraziarsi l'Europa e i grandi poteri europei, andare a massacrare i nostri cittadini. Abbiamo dimostrato che noi siamo dalla parte dei cittadini e non del grande potere europeo, a differenza vostra. Grazie. Bravo, bravo.